Siamo continuamente esposti ad eventi inaspettati. Eventi che possono colpire come un fulmine a ciel sereno la nostra vita, la perdita o la separazione di una persona cara, un'emergenza inaspettata, come accade in questo periodo, il Covid, la guerra che ne è seguita, o anche un fallimento economico. Ora, che succede? In questi casi è facile sentirsi assalire dall'ansia e dalle proprie fragilità che emergono, con il rischio di percepirsi inadeguati e scivolare nella disistima, nella depressione. Quando questi pensieri negativi e le preoccupazioni connesse prendono il sopravvento, la sensazione di sfiducia e di sconforto che ne deriva può sfociare con vere e proprie psicopatologie, angoscia e depressione. In questo turbinio di emozioni si finisce per sentirsi bloccati e impotenti. Ma i momenti di dolore nella nostra vita arrivano per invitarci a scendere più in profondità dentro noi stessi e per esplorare ed esprimere il nostro potenziale inespresso, le nostre risorse. Insomma, i momenti difficili della vita sono preziosi, ma solo se riusciamo ad utilizzarli senza fuggirli. Infine, infatti, ci sono due possibili reazioni sbagliate di fronte a questi momenti: o scappare, tentare di reprimere così il dolore connesso, oppure sprofondare in esso passivamente, facendosi bloccare da esso. Nel primo caso, cioè quando si tenta di scappare, di reprimere così la sofferenza psicologica, facendo finta che tutto va bene, cosa accade? Accade che non elaborate le esperienze traumatiche e le ferite del passato possono essere la causa poi di sintomi psicosomatici, ansia, attacchi di panico, depressione. Scappare, insomma, non è una soluzione, ma se esiste una ferita psicologica, rimarrà sempre dentro aperta. C'è solo un modo per superare un momento difficile, viverlo, perché il dolore va vissuto per essere attraversato e superato. Non possiamo eliminare il dolore. Il dolore fa parte della vita, è necessario anzi per crescere e permettere a nuove parti di noi di venire alla luce. Non servirà a nulla eliminare il dolore, anestetizzare il dolore, bisogna viverlo, sentirlo proprio. Solo così poi si può trasformare in forza. Non si può raggiungere l'alba senza prima passare per i sentieri della notte, dice un grande saggio. A volte c'è bisogno di tempo, ma questo non significa certo trascinare la sofferenza per tutta la vita. Occorre vivere pienamente i momenti difficili nel presente, come un lutto, per esempio, senza reprimere le emozioni connesse. L'unico modo per incontrare le proprie risorse è questo, le proprie risorse interiori e anche per allenare la nostra resilienza. Altrimenti poi il tempo passa e il dolore resta, ma per affrontare il dolore, superare i momenti difficili e risolvere la sofferenza non è necessario sempre scavare nel passato. Perché conoscere le cause della sofferenza non aiuta a risolverla, non possiamo cambiare ciò che è già successo. A fare la differenza è il modo in cui affrontiamo le difficoltà oggi, nel presente. Non serve sempre sapere perché è accaduta una cosa, ma come fare per uscirne. Se accogliamo il dolore psicologico senza perderci nella ricerca di colpe e di colpevoli, allora ci forgerà, ne usciremo più forti e migliori. Insomma, come per le cose fisiche, anche per quelle psicologiche, per riuscire a lasciare andare. È necessario liberarsi dell'attaccamento praticando l'accettazione. L'accettazione che non è rassegnazione, non è un atto passivo, ma è la scelta consapevole del flusso della vita. Accettare che la vita è così com'è, che le cose sono come sono, significa vedere la realtà per quella che è. Solo questo permette un cambiamento, un miglioramento, la crescita. Sento spesso invece parlare nei mass media di pensiero positivo, cioè che bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, sorridere, essere felici e altre baggianate simili. Io credo invece che bisogna vedere la vita per quella che è. E tendere a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto è sbagliato, ma è anche sbagliato vedere sempre, tendere a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche quando è quasi vuoto. Occorre essere realisti, cioè non farsi bloccare dalle paure, dal pessimismo, ma neppure dall'illusione che tutto va sempre bene. Occorre riuscire a guardare la realtà in faccia e accettare la vita a 360 gradi, compreso gli aspetti dolorosi, gli eventi, i sentimenti negativi dolorosi che sono associati, per non farsi bloccare da essi, ma per riuscire a trarre forza da essi e coraggiosamente riuscire a cambiare le cose della vita che non vanno bene quando è possibile, oppure accettarle e andare avanti comunque, altrimenti si rimane bloccati e si fa il gioco di chi tende a manipolarci, a sfruttare le nostre fragilità psicologiche, a condizionarci. Questo non significa comunque che tutta la vita deve essere finalizzata ad una realizzazione solo personale, anzi io credo che la vera realizzazione di una persona è quella che porta in definitiva a fare il bene degli altri, ma farlo senza aspettarsi niente, in maniera gratuita. La gratuità è qualcosa che in questa società non esiste più, non se ne parla più, tutto è fatto in funzione di un guadagno,
un calcolo, se ci guadagno lo faccio, se non ci guadagno non lo faccio. Mentre la gratuità è qualcosa che ti porta alla vera realizzazione, la gratuità, fare qualcosa per l'altro in maniera gratuita, senza aspettarsi niente in cambio, a questo ti porta la soddisfazione, la gioia, l'amore. L'amore è fatto semplicemente in maniera gratuita, senza aspettarsi di essere ricambiati dall'amore dell'altro. Ti amo e basta, questo è il vero amore. E questo porta alla vera realizzazione dell'uomo. Un uomo, pur essendo libero di scegliere, di non farsi condizionare, però in grado di dare agli altri gratuitamente.